La strage degli emigrati italiani, soprattutto meridionali, a Marcinelle in Belgio. Quel triste 8 agosto 1956 morirono nelle miniere di carbone di Marcinelle in Belgio 262 persone delle 275 presenti, di cui 136 immigrati italiani e dei quali ben 100 meridionali. Quando qualche persona stupida continua ad alimentare il pregiudizio che i meridionali non hanno voglia di lavorare e si piangono addosso, ricordategli Marcinelle. Ciò fu la conseguenza di uno scellerato patto col Belgio del 1946 firmato dal governo De Gasperi. Il patto uomo-carbone prevedeva l'invio di esseri umani in cambio di un sacco di carbone per alimentare le industrie che l'Italia stava costruendo nel solo nord del paese. Dall'Italia, o più esattamente dalle regioni del sud, venivano spedite in Belgio persone come carne da macello nel numero di 50.000 l'anno, con una media di 2.000 a settimana. In cambio l'Italia, o più esattamente il triangolo industriale del nord, avrebbe ricevuto 200 kg di carbone al giorno per ogni essere umano inviato. Una vergogna inaudita che portò alla morte di ben 136 poveri immigrati italiani, di cui 100 meridionali. Molise 7 morti, Abruzzo 60, Calabria 4, Campania 2, Puglia 22, Sicilia 5, Emilia-Romagna 5, Friuli 7, Lombardia 3, Marche 12, Toscana 3, Trentino-Alto Adige 1, Veneto 5. Approfittate degli speciali vantaggi che il Belgio accorda ai suoi minatori. Il viaggio dall'Italia al Belgio è completamente gratuito per i lavoratori italiani firmatari di un contratto annuale di lavoro per le miniere. Il viaggio dall'Italia al Belgio dura in ferrovia solo 18 ore. Compiute le semplici formalità d'uso, la vostra famiglia potrà raggiungervi il Belgio. Queste le parole del manifesto rosa affisso sui muri dei paesi per convincere le persone ad emigrare. In realtà, le condizioni che i poveri immigrati trovarono furono infernali. Molti si ammalarono gravemente, alcuni finirono nei manicomi, le miniere erano un inferno, le condizioni lavorative disumane e i nostri poveri antenati vivevano in baracche sporche senza alcun tipo di aiuto e prive di servizi igienici. Partirono a milioni, spinti dalla fame in cui si trovavano nell'Italia del post Seconda Guerra Mondiale. La maggior parte dal sud, ma anche dall'allora povero Veneto. Le rimesse degli emigranti furono utilizzate dalle banche per finanziare il miracolo economico italiano. I soccorsi furono ritardati per non mostrare al mondo le condizioni vergognose nelle quali i minatori erano costretti a lavorare e vivere. La tragedia fu circondata da un muro di omertà e crudeltà. Si pensi che i familiari delle vittime e dei feriti furono fermati per giorni alla frontiera perché non avevano il visto d'ingresso in Belgio. La versione ufficiale vuole che un carrello andò a sbattere contro un fascio di cavi elettrici ad alta tensione senza rete di protezione, facendo divampare il mortale incendio. L'arrivo di questa povera gente, per nulla qualificata, venuta dall'Italia, fu spesso accolta da atteggiamenti discriminatori. Nonostante il Belgio avesse bisogno di tale manodopera da sfruttare e pagare meno rispetto ai propri lavoratori. Nonostante i pregiudizi e le durissime condizioni lavorative, i nostri poveri antenati lavorarono con dignità e sacrificio, senza alcun tipo di aiuto. Molti di loro trovarono in quelle vergognose miniere la morte, bruciati vivi o soffocati dal fumo. In totale furono circa 1.000 gli italiani morti nelle miniere del Belgio. Per non dimenticare mai questa povera gente che trovò la morte mentre lavorava per cercare di avere un futuro migliore.